Il centrodestra gioca d'anticipo e si presenta compatto alle prossime elezioni amministrative del capoluogo, che ci saranno tra poco meno di un anno, annunciando un tavolo rappresentativo per sostenere la rielezione dell'attuale primo cittadino dell'Aquila, Pierluigi Biondi. Le forze del centrodestra già lo scorso febbraio lo avevano preannunciato e sono compatte nel riconfermare Biondi. Fratelli d'Italia si dice forte del lavoro svolto in questi 4 anni e mezzo da Biondi, ma per il sindaco tante cose ci sono ancora da fare. Per questo è stato costituito un tavolo rappresentativo di tutte le forze partitiche e civiche del centrodestra, con Lega, Forza Italia, ovviamente Fratelli d'Italia, Coraggio Italia, Benvenuto Presente e L'Aquila Futura. Appoggia Biondi anche Progetta, il neomovimento nato da poco e che fa riferimento al sindacalista Fabio Frullo e a Rinaldo Tordera, attuale presidente dell'Accademia delle Belle Arti ed ex manager della ASL. È un tavolo intanto che va anche oltre il centrodestra di 4 anni fa, si occuperà di coordinare tecnicamente le liste, ma soprattutto si occuperà di mettere a punto il programma del prossimo quinquennio, perché tante cose sono state fatte, alcune vanno concluse, altre vanno immaginate. Penso alle sfide del fondo complementare su cui abbiamo approvato da poco il programma unitario, ma anche le risorse che ci saranno sul PNRR, dalla digitalizzazione alla transizione ecologica, proseguendo sulla strada che abbiamo già tracciato. Sicuramente una delle priorità è quella della ulteriore riqualificazione del centro storico. Siamo a buon punto con la privata, è quasi completata, stiamo procedendo con il primo lotto di pavimentazioni. Bisogna dare l'idea di una città normale, laboriosa, riportare gli uffici in centro, continuare sull'operazione di attenzione nei confronti delle periferie, che è stata ampia. Insomma, c'è tanto da fare. Un'unica cosa non esiste, perché L'Aquila è una città dalle tante sfaccettature e forse è proprio questo il suo punto di forza. Tutt'altro che scontata e facile, a quanto pare invece, la situazione in casa del centrosinistra, dove il segretario del PD Michele Fina, commentando le ultime amministrative, ha spesso richiamato all'unità. Il segretario comunale Emanuele Di Giovanbattista sul voto all'Aquila risponde ai cronisti che il centrosinistra ha vinto dove si è presentato unito, e di lì l'appello a mettere da parte anche per l'Aquila le seppur legittime aspirazioni personali per avere un centrosinistra largo e unito. Di fatto un nome ufficiale ancora non c'è, si è parlato molto di Stefania Pezzopane, ma anche di Americo Di Benedetto, che però andrebbe da solo alla calenda maniera. Le primarie sembrano comunque una certezza per il centro-sinistra quando sarà.